Noi come Medipragma ci occupiamo non tanto di sviluppare nuove tecnologie, ma piuttosto di analizzare i fenomeni che si verificano in questi mercati. Quindi il nostro lavoro è quello di monitorare la diffusione delle innovazioni e di verificare, di misurare anche gli effetti poi di queste innovazioni. Allora, nella nostra esperienza il fattore limitante che abbiamo individuato più spesso per quanto riguarda la diffusione delle nuove tecnologie, oltre a, diciamo, a delle difficoltà che possono essere legate alla tecnologia stessa, perché magari in qualche caso è particolarmente complessa da gestire, è quindi un deficit di formazione da parte degli utilizzatori di queste tecnologie. Ancora più rilevante però è un deficit dal punto di vista della motivazione a utilizzare certe tecnologie.